Saluto a tutti, io sono Manuel Fiorentini. Io sono Jordan Musoni. Siamo qui per il Capodistria Short Film Festival e oggi con noi c'è Juni Ichikawa, una vecchia conoscenza del festival. Sei stata già con noi 2 anni fa per lo Short Film 9, l'anno scorso sei stata membro della giuria internazionale. Oggi torni perché protagonista di uno dei corti, On Silent, di Gabriele Paoli, disponibile su WeShort, questa nuova piattaforma italiana streaming dedicata al mondo del cortometraggio. E volevo iniziare proprio con una domanda su questo argomento, ovvero il tuo rapporto con lo streaming, visto che anche il tuo recente film Dio Nubilato è uscito in esclusiva in streaming. Qual è il tuo rapporto con lo streaming sia come spettatrice sia come membro attivo dell'industria? Vedo che hai studiato. 30. Magari per la lode vediamo dopo. Allora, intanto grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui finalmente in presenza, dato che appunto 2 anni fa eravamo qua per l'M9, insomma, bellissimo museo, e poi sì, insomma, è stato molto bello, però chiaramente non vedevo l'ora di poter partecipare al festival in presenza. L'anno scorso sì, stavo proprio girando un film, per cui non potevo venire qua, e nonostante abbia fatto parte della giuria, quindi comunque ho fatto parte integrante del backstage, diciamo. Quest'anno far parte proprio della serata di inaugurazione mi gratifica molto, devo dire, sono molto contenta, ringrazio tantissimo Roberta per coinvolgermi sempre e soprattutto coinvolgermi in un ambito nel settore dello streaming, perché si parla appunto dello WeShort, che è un portale dove ci sta lo streaming, però per quanto riguarda la sezione dei film cortometraggi, quindi non lungometraggi, che è una cosa nuova sicuramente rispetto a Netflix piuttosto che Amazon, che è pieno di serialità piuttosto che di lungometraggi. Io credo molto nello streaming, e anzi credo che sia stato proprio un aspetto che ci ha salvati quasi durante questo anno e mezzo di vari lockdowns proprio mondiali, no? Quindi è bello poter vedere come le persone si sono avvicinate al cinema in ogni caso, al di là del contenitore che poteva essere appunto il palazzo cinema. Certo, il cinema ha quel suo fascino e rimane, per cui mi fa piacere se comunque rimane, ma vedere che effettivamente tante persone si sono riavvicinate al cinema italiano che magari non vedevano più, attraverso comunque un sistema che potevano usufruire tutti i giorni da casa, è stato molto utile anche per far conoscenza, no? Per farci conoscere come un mondo che non è soltanto appunto quello del mainstreaming o del blockbuster. E appunto Addio al Nubilato è il film che hai nominato, e l'anno scorso l'abbiamo girato proprio durante questo periodo di vari lockdown, era settembre, ottobre, novembre, erano periodi un po' intensi, diciamo, stavamo proprio nel pieno del secondo lockdown, che abbiamo sofferto un po' tanto, credo, rispetto alla prima volta. Wow, la prima volta, Dio mio, che bello vedere il cielo blu e anche il mare pulito. Sì, dopo un po' dice sì, va bene, allora quando è che ricominciamo a studiare, andare all'università piuttosto che lavorare normalmente. Quindi per me è stata una bellissima occasione poter far parte comunque di un progetto come quello di Addio al Nubilato, di Francesco Polloni, con una bellissima squadra di donne, con Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liscova, eravamo in 4 donne più altre tante donne, e quindi è stata una bella esperienza che poi abbiamo potuto condividere in streaming. Ora qui stiamo parlando invece di WeShort, e sono molto molto contenta che un altro prodotto, che tra l'altro è un cortometraggio che abbiamo girato a Londra poco prima del primo lockdown, noi l'abbiamo girato a novembre del 2019. Gabriele Paoli è un mio carissimo amico, nonché bravissimo regista, lui viene soprattutto dai video musicali. Ha lavorato moltissimo per MTV UK, adesso a Londra da ormai 8 anni, e niente, praticamente io dovevo fare
un aneddotino, così diventa un po' più divertente magari, insomma. Dovevo girare un'altra cosa a Londra, avevo una settimana di set e Gabriele mi fa: dai, però giriamo anche noi qualcosa, sono geloso. E io dico: vabbè, allora inventati qualcosa. E lui, nel giro di una settimana, non sto scherzando, ha, diciamo, non so come sia riuscito, ha trovato i suoi angeli, ha trovato una scrittrice americana che ha scritto per lui questa sceneggiatura, ha trovato un'intera troupe internazionale che avrebbe girato così. Avevo solo un giorno libero, per cui abbiamo girato tutto in un giorno, e persino il tempo che voi, se siete mai stati a Londra, lo saprete, diciamo, il tempo non è così favorevole come rispetto all'Italia, insomma, intendo, è sempre piovoso, nell'estate è terribile, e niente, abbiamo avuto una giornata di pieno sole, siamo andati in giro per Londra, dove Gabriele non so come abbia fatto ad avere tutti i permessi, per cui abbiamo girato. E per me è stata un'esperienza molto bella, perché On Silent è un film molto pieno di contrasti, perché c'è la mia presenza silente, come c'è un attore che tra l'altro adesso sta diventando un'icona del cinema, che è Tom Rhys Harris, che l'abbiamo visto in The Gentleman di Guy Ritchie, piuttosto che in White Lines, Netflix, adesso sta girando con Uma Thurman, così un nome a caso. Quindi diciamo che ho avuto la possibilità di girare con lui anche se non in presenza, quindi stavamo già forse anticipando un po' quello che sarebbe stato dopo con i vari lockdowns. Comunque è bello, non so se avete avuto l'occasione di vederlo, però è un film che parla di contrasto, è un film che parla di problemi di comunicazione effettivamente tra due persone che sono in un rapporto. Io lo vedo un po' come un preludio rispetto a quello che poi abbiamo vissuto dopo un anno e mezzo, quindi a voi poi starà la scelta di recepire effettivamente e con i vostri gusti scegliere se vi possa piacere o meno. Ok, io vorrei collegarmi alla prima domanda. Mi interesserebbe sapere se l'approccio che hai utilizzato per appunto prepararti al personaggio che hai recitato in On Silent, ovvero Mika, è differente rispetto a quello che hai utilizzato per prepararti ad un lungometraggio, e come appunto stavamo dicendo prima, se secondo te trovi che sia difficile immedesimarsi nel personaggio all'interno di un cortometraggio rispetto a un personaggio di lungometraggio, in quanto appunto il tempo è minore. Ah, certo, beh, allora lì dipenderà molto dalle esperienze, perché effettivamente i cortometraggi possono durare veramente molto poco, però anche i film adesso in 3-4 settimane devi essere capace comunque di concentrarti e fare un film. Dipende molto dal rapporto che hai anche con il regista. Io ho questa amicizia molto forte con Gabriele Paoli, per cui ci capiamo al volo. Lui sapeva effettivamente che cosa avrebbe voluto farmi fare, ci siamo già parlati prima, per cui diciamo che è stato un po' pilotato, anche se poi diamo sempre il margine della sorpresa per poterci divertire un po'. E infatti sì, durante il set effettivamente ci sono state tante sorprese oltre il tempo, però c'è una scena in cui io vado in acqua e stavo quasi affogando, quindi diciamo che effettivamente possono accadere cose. Ma per quanto riguarda la preparazione, io credo che sia sempre un po' la stessa. Tu, per prepararti per un cortometraggio, che sia per un film, che sia per teatro, ti devi preparare tanto, perché alla fine quando tu arrivi sul set o quando arrivi in scena devi saper let it go, no? Devi saperti lasciare andare, secondo me, e più riesci a lasciarti andare più diventa un po' come la vita, ti diverti, ti riesci a fare il to play, come si dice in inglese. E quindi non, secondo me è sicuramente diversa la tempistica, ma la quantità di tempo effettivamente
materiale che tu metti, mentale, psicologica, eccetera, credo che sia la stessa, perché equivale a una vita. Tu metti completamente te stesso all'interno di un ruolo, almeno per quanto mi riguarda è così, e io metto la mia esperienza, per cui sicuramente un ruolo che potevo fare a 20 anni non lo posso fare a 40, non lo posso fare a 60, e ogni volta cambierà, nel senso che inserirò qualche cosa in più che fa parte della mia esperienza, del mio bagaglio umano, e che magari darà un colore diverso. E questo non vuol dire che sia meglio o peggio prima o dopo, però è inevitabile che sarà sempre diverso, e questo è il mio approccio. Poi magari c'è chi si approccia diversamente. Adesso per esempio anche al doppiaggio è uguale, al doppiaggio non hai tempo di prepararti, lì dipende da quanto sei veloce, da quanto sei capace di ascoltare e trasferire effettivamente quello che è il tuo bagaglio umano all'interno di quelle poche battute, cercando di aderire più possibile alla voce che stai doppiando. Quindi lì dipende un po', no? Però se uno va a vedere effettivamente certi attori che hanno una certa età e noi li staremo a guardare e osservare tutto il tempo, ma perché? Perché evidentemente hanno così tanto bagaglio umano da condividere, che noi possiamo soltanto stare lì a fare lo spettatore, no? Quindi io la penso così. Giornale. Grazie mille. Grazie a voi, spero di essere stata esaustiva nonostante il pochissimo tempo. È sempre un piacere essere qui mille. E spero che tornerai ancora una volta. E beh, per forza. Grazie. Grazie mille.